Rudy Michelini, già vincitore del Rally Città di Pistoia 2 settimane fa, ha concesso il bis alla 43esima edizione del Trofeo Maremma. Un successo condiviso con Michele Perna, copilota divenuto da anni punto fermo nella programmazione sportiva di Michelini, sui sedili della Volkswagen Polo R5, messa a disposizione dal team PR Racing, vettura utilizzata per la seconda volta in carriera e assecondata dalle coperture Michelin. Rallentato nella prova spettacolo di Follonica dalle condizioni dell'asfalto, il portacolori della scuderia Movisport è riuscito a recuperare la testa della corsa già nella prima prova domenicale, incrementando nei successivi chilometri un vantaggio quantificato sulla pedana d'arrivo in 1 minuto sul primo inseguitore. Per il pilota lucchese si tratta della 4ª vittoria sulle strade della Maremma. Sì, dai, abbiamo fatto secondo me una bella gara, siamo partiti con un setup uguale a quello del Pistoia, poi abbiamo fatto un po' di modifiche durante la gara, visto che insomma le strade non sono uguali. Abbiamo spinto un pochino stamani sulle prime, poi ora anche per l'ultimo giro abbiamo un po' tirato remo in barca, visto il distacco con gli altri. Comunque bellissima gara, era già 2 anni che non veniva al Maremma, le strade sono sempre belle, tanto pubblico, peccato per aver annullato il primo giro di Montieri per il troppo pubblico, delle volte ce n'è troppo poco, delle volte ce n'è troppo, quindi va bene così, dai, comunque siamo contenti, vediamo, non so se ora penso di finirla qui questa stagione, se no se rifacciamo un'altra gara sicuramente sarà con la Polo. Non va escluso che il 2019 di Rudy Michelini non si sia ancora concluso, che non sia giunta la parola di end. Sul tappeto rimane infatti concreta la possibilità di partecipare al Rally del Ciocchetto, evento prenatalizio per eccellenza, ma non va esclusa qualche altra corsa nel menù del calendario del forte pilota lucchese. Del resto, vincere aiuta a vincere e dà soprattutto un grandissimo morale.